Eccoci qua, signori. Big Luca, il più milionario di Dubai. Oggi parliamo di come spendere soldi e ne parliamo dopo la sigla, che non c'è. Allora, signori, prima cosa da fare, dovete, se guardate questo video da YouTube, perché io sono anche influencer, dovete schiacciare, ho YouTube aperto in questo momento, il pollicino in su e schiacciare iscriviti. Se lo guardate da Facebook, fate like, perché aiuta l'algoritmo. Cose complicate. Allora, signori, spesso mi capita di parlare di come accumulare denaro, di come gestire proprio denaro, di come fare marketing, come aumentare i margini, i prezzi, eccetera, eccetera. Però nessuno veramente parla di come spendere i propri soldi. Quindi adesso facciamo una discussione teorica o concettuale su questi argomenti che sono molto importanti. E sono molto importanti soprattutto quando cominciate a guadagnare un pochino di soldini, ok? Quindi avete fatto marketing, avete aumentato i vostri margini, state cominciando a risparmiare o avete già degli eccellenti o dei buoni risparmi e guadagnate bene, e a un certo punto avete un problemino, non sapete bene come spendere soldi, cioè non sapete per quali prodotti, quali servizi, quali beni valga la pena spendere, non riuscite a bilanciarvi, che poi è un problema che si riferisce al budget. Quindi vi do qualche consiglio pratico su come fare. Prima cosa, identificate le cose che vi fa piacere comprare, le cose che vi rendono felici, le cose per le quali probabilmente vi siete messi a fare impresa per la prima volta, ok? Quindi quando non avevate soldi, quali erano quelle cose che tanto volevate? E dovete restringere questo cerchio e focalizzare la vostra spesa extra su queste cose. Vi faccio un esempio. Per me è viaggiare bene, ok? Quindi se io viaggio minimo in business class, 99 su 100 first class, potrebbe capitare un jet privato, perché per me viaggiare con tutti i comfort è una cosa molto molto importante. Avevo, come moltissime persone, prima di fare soldi, questo obiettivo, questo goal di viaggiare. Adesso questo obiettivo, questo goal di viaggiare si è abbastanza affievolito, perché ho fatto il mio fair share, insomma ho viaggiato in lungo e in largo. Adesso se voglio viaggiare, voglio viaggiare in comfort. Quindi per me non è assolutamente stupido spendere $10,000 e dedicare una spesa sicuramente extra. In che senso? Potrei viaggiare con 900 euro, 600 euro in economy, scelgo di spenderne 4.000, 5.000, 10.000. 10.000 è un volo first class andata e ritorno Dubai-Chicago, per esempio, Dubai-New York o Dubai-Los Angeles, ok? Se Dubai-Milano, Milano-Dubai, first class sono circa $6,000, ok? 5.000 euro, qualcosa del genere. Lo potrei fare con molto meno. Per me vale la pena, perché per me è importante viaggiare bene. Questa è una cosa soggettiva. Quello che dovete evitare, soprattutto se siete degli spender come me, io sto un po' modificando il mio comportamento, e questo è anche importante quando fate tanti soldi. Non potete fare abbastanza soldi da coprire la vostra stupidità. Quindi se siete degli spender dovete avere dei meccanismi, ok, che a volte insegno, trasferimenti automatici su conti pila, conti separati di cui non avete le carte, conti segregati per non poter accedere al cash ogni volta che vi viene la pazzia di comprare qualcosa. Però se siete degli spender dovete stare attenti a non spendere in ogni area della vostra vita. Una cosa che capita, per esempio, all'inizio, le persone, mi permetto di dire soprattutto per gli uomini, cominciano a spendere per farsi vedere. Il problema è che spendono dei soldi su ogni fronte, anche su fronti che a loro non interessano. Quindi vediamo persone a cui non gliene frega niente di avere l'orologio, siccome le persone attorno a loro, di cui ancora si circondano e che dovrebbero assolutamente cancellare dalle loro vite, dicono: ah, ma i ricchi hanno l'orologio, ti devi comprare il Rolex da $20,000, da $15,000, $50,000, dipende, o lo Demar Piguet, o quel cavolo di roba, non me ne intendo di orologio, ok? Oppure al ristorante, se per voi non è necessario per farvi sentire bene offrire o mangiare in ristoranti di alta classe, per me per esempio lo è abbastanza, mi piace mangiare bene in ristorante, si vede anche dal mio aspetto fisico leggermente paffuto nella parte della pancia, che comunque sto tenendo in dentro per fare questo video, se la rilascio, no vabbè, beh, ci può stare, sì, ma più o meno, ok? Se per voi non è importante, non fatelo, quindi non andate in ristoranti stellati solo perché adesso avete più soldi. Questo ve lo dico perché il dover spendere perché lo comanda la società, innanzitutto vi mette in una situazione di poca libertà. Quindi abbiamo fatto tutti questi soldi per essere liberi di decidere. Una delle cose più belle, ragazzi, di quando avete i soldi, è che potete
con le varie eccezioni ovviamente, fare quello che volete, cioè io non devo fare ciò che non mi piace per il 99% delle volte, non devo avere a che fare con gente che non mi piace, non devo fare cose che non mi piacciono, mi piace lavare i piatti in casa, ho una domestica che lo faccia per me, non mi piace pulire la casa, non mi piace mettere chiodi, martellare eccetera, abbiamo un handyman, non mi piace prenotarmi le cose a un assistente personale, quindi con i soldi posso non fare delle cose che non mi piace fare, frequentare delle persone che non mi piace frequentare. Questa è l'ultima libertà, la libertà con dei soldi sono le opzioni, non le opzioni binarie ragazzi, quelle robe truffaldine che fate voi, sono le opzioni, e cioè avere la possibilità di fare tutta una serie di cose e scegliere quella che a voi piace di più, ok? Che per me per esempio è non avere un orologio. È una scelta la mia, mi dà un'immensa gioia, io posso uscire, recentemente, donna invece colleziona orologi, vuole iniziare o ha già iniziato in realtà a collezionare orologi costosi, come dice lei, ho regalato per i nostri 8 anni alla mia donna un orologio abbastanza costoso, adesso non specifichiamo di quanto non ci interessa, comunque un orologio sicuramente, no, è come se avesse un piccolo suvettino al polso. Posso uscire oggi e comprare una... Sono andato nel negozio, questa fa ridere, a Dubai alla Rolex. Sono entrato vestito come sono vestito di solito, quindi scarpe gialle smangiate, tutto scacciato, macchia di sugo, un po' la mia mise normale. Appena questo mi ha visto, mi ha proposto un orologio da 800.000 lire, da 200.000 euro. E sono tanti 200.000 euro per un orologio. Potrei spendere 200.000 euro per un orologio, ovviamente non lo faccio. Perché? Perché ho altri obiettivi. Mi piace più prendere questi 200.000, per esempio, risparmiarli, investirli nella Big Look, eccetera, eccetera. Quindi ho la scelta di poter fare anche una spesa che molti considererebbero folle. Non voglio dire, ragazzi, che posso comprarmi un orologio da 200.000 euro ogni giorno. Non è quello il mese. Però potrei farlo. Non mi manderebbe in bancarotta o comprare, no? Persone mi chiedono perché non hai la Ferrari, perché ragazzi avere una Ferrari, avere una Lamborghini non è che mi farebbe schifo, non sono qua a dire una Lamborghini in garage, cioè, tra averla e non averla preferirei averla, poi però guardo il prezzo e dico io ho la scelta di poterla prendere, ma scelgo di destinare questi soldi ad altre cose, ok? E non ho solo i soldi, questo è importante. Per la Ferrari potrei scegliere di averne 5, potrei scegliere di avere la Ferrari e gli investimenti, ma la mia scelta è prendere tutti i soldi che ho, per esempio investirli, è una scelta. Potete andare al ristorante e spendere tanto, potete anche andare nella bettola a mangiare il panino. Quindi la più grande libertà dei soldi sono semplicemente le opzioni e poi potete vivere come volete. Quindi ritornando a quello che vi stavo dicendo, se siete però nella condizione di dover spendere, la cosa vi creerà ansia, ve lo dico per esperienza. Ora io non ho mai veramente speso soldi in cose di cui non me ne fregava niente, però a volte potrebbe essere capitato che ho speso molti soldi in cose in cui mi importava o prima mi importavano, adesso mi importano di meno. Come le stesse cene fuori, per esempio, per me prima era molto importante andare nel ristorante più costoso, prendere il cibo più costoso per affermare a me stesso che ce l'avevo fatta. Adesso anche un ristorante medio, in media, mi va bene, che però è una scelta. Quindi nel momento in cui voi sentite di dover comprare, di dover sperperare il denaro perché tutti si sono fatti la Lamborghini, che figura ci faccio io, ok? Se domani c'è un meeting di qualcuno con la Lamborghini, io arrivo in panda, perché vado in controtendenza, bellissima la sensazione, ok? Quindi la prima cosa, come spendere, decidete quello che per voi è importante, che è diverso da persona a persona. Non è sbagliato prendere la Lamborghini, non è sbagliato prendere l'orologio, ma il messaggio è identificate ciò che rende felici voi, veramente voi, e spendete soldi così, che non è facile, e lì spendete un surplus che avete, non tutto quello che avete, ma se per voi è importante, vi dà gioia, vi dà senso di appartenenza, vi dà un senso di fulfillment, di essere a proprio agio, di crescita, il fatto di avere un cellulare dell'ultimo modello, non lo so, che compratene 3 se avete i soldi per farlo, piuttosto che vivere una cosa per me abbastanza importante è la casa, quindi noi potremmo vivere in una casa che costa un terzo, abbiamo scelto consapevolmente di vivere in una casa piuttosto costosa, neanche così costosa, perché c'era un arredamento, per esempio, che a noi piaceva, era già arredata questa villa, noi siamo in affitto, ci tengo a dirlo, e quindi al posto di affittare magari un posto da 2.000-3.000 a 4.000, affittiamo un posto che tutto insieme sono circa 8.000 euro al mese. Ok, ce lo possiamo permettere a budget, potremmo andare in una villa da 20 e 30, mi piace mantenere le cose con un certo check, ma spendo quel surplus in una cosa per me importante. Quindi identificate che cos'è questa cosa per voi. Seconda cosa, dovete paradossalmente tagliare tutte quelle spese, spesucce inutili che fanno la maggior parte delle persone, che sono assolutamente inutili.
e dovete modificare il vostro comportamento da spender a saver e in ultima analisi investor. Se non fate questo switch, e adesso vi dirò come controllare se l'avete fatto, è un problema. Quindi la prima volta sono soldi per stile di vita e poi sono soldi per accrescimento della ricchezza. Una volta raggiunta l'indipendenza economica, che non è la totale indipendenza finanziaria, ma è un'indipendenza dove voi potete spendere di più per le cose che sono importanti per voi. Avete un anno di stile di vita in banca, guadagnate bene, non, a meno di catastrofi siete più o meno a posto. Ripeto, guadagnate 20-30 mila euro al mese, per voi è importante viaggiare in business class, potete viaggiare in business class una volta al mese e il vostro budget non ne risente. Questa è l'indipendenza economica. Siete economicamente indipendenti. Domani succede qualcosa, devo tornare recentemente, donna dovuta tornare in Italia. Ah, ok, amore, torna in Italia, business class. Non è una cosa che ci preoccupa. Va bene, questa è l'indipendenza economica. Raggiunta l'indipendenza economica, bisogna pensare alla totale indipendenza finanziaria. Ci vuole molto tempo, ragazzi, per costruirsi un'indipendenza vera finanziaria. La mia definizione l'indipendenza finanziaria è avere talmente tanti soldi che non dovete più guadagnare un euro in vita vostra. Non vuol dire che non lo facciate, questa è un'altra cosa importante, ok? Avete abbastanza soldi che o semplicemente consumandoli o dall'investimento, dallo yield, okay, dall'interesse su questo capitale, potete vivere tutta la vita. Non vuol dire che che fermate il guadagno, molte volte le persone guadagnano addirittura di più, perché non gli servono e quindi questa cosa si rispecchia, non siete needy, no? È un po' come dire che quando siete degli uomini occupati o sposati cuccate di più, perché le donne vedono che avete confidence, non inseguite, no, le donne inseguono voi, piccolo parallelo, piccolo trucchetto. Comunque, quindi ci vuole molto tempo e per fare questa cosa bisogna risparmiare e investire. Quindi se all'inizio misuravate quanto bene andava la vostra vita sullo stile di vita, adesso lo dovete misurare sui vostri obiettivi di risparmio e di investimento. E chiaramente più spendete e spandete, più questi obiettivi si allontanano. È così che voi guadagnate 30.000 euro al mese, è così che voi guadagnate 300.000 euro al mese, è la stessa cosa se guadagnate 3 milioni al mese, ok? Non cambia. Quindi dovete fare questo switch. Ora, questo non è un video su esercizi di riprogrammazione mentale, ma dovete innanzitutto capire profondamente i benefici dell'investimento a lungo termine, guardare le statistiche, le persone attorno a voi che non hanno investito e cosa gli è successo, e guardare invece quelle persone che hanno investito costantemente per 20-30 anni i metodi in modo più o meno sicuro, ok? Magari con gli index funds, non è questo il video adatto, che è un real estate, eccetera, eccetera, eccetera. E capirete di aver fatto questo switch quando misurerete quanto bene state facendo il saldo della vostra pila di cash e guardando i vostri investimenti, quanto siete pronti per investire. Uno dei metodi, per esempio, che adesso sto usando per misurare la mia solidità finanziaria è: cosa succede adesso se la borsa crolla, sta giù 3 anni perché c'è il Covid, c'è l'ondata di ritorno, eccetera? Quanto cash ci posso mettere? Che apprezzamento mi darà se torna su tra 3 anni? Faccio tutti questi ragionamenti qui. Non è più quante bistecche mi posso mangiare. Queste cose sono a posto, ok? E quindi così. Oppure anche quando entrate in possesso di extra cash, ok, abbiamo un mese particolarmente alto in azienda, facciamo un lancio, mi capita un capital gain, non lo so, vinco la lotteria. Il mio primo pensiero non è più, per esempio, cosa mi posso comprare, quindi quale jet privato andiamo a prendere, quale yacht andiamo a prendere, ma è quanti mesi mi posso garantire di investimento. Io investo ogni mese con il cash che mi è entrato a disposizione. Faccio un esempio: io per adesso investo in realtà un totale di 60.000 dollari al mese in borsa. So che questa cifra potrà sembrare altissima, ostentazione, e questa è quella che investo io, non so veramente che dirvi. Metà mercato, metà in un conto dedicato per quando la borsa storna, ma non è importante. Quindi se domani mi entrano altri 360.000 dollari, nel mio caso io investo dollari, dico: cavoli, posso mettere questi 360.000 dollari sul mio broker e ho un altro anno di mensili, quindi per un anno non dovrò pensare a metterli mensilmente perché mi sono già portato avanti. Cosa che in realtà già faccio, che okay? Però aggiungo un altro anno, oppure posso fare dei mensili più alti perché adesso ho più cash dedicato nel broker, io ho dei conti dedicati. Quindi il mio focus
non è sullo stile di vita, ma è sul risparmio e sull'investimento. Quindi questo è un altro modo di spendere denaro, cambiare la percezione della spesa e dell'uscita, perché avete un'uscita di denaro, al posto di avere un'uscita di denaro in un qualcosa che non torna più, avete un'uscita di denaro liquido per lo stile di vita che andrà a coprire lo stile di vita futuro. È una spesa per lo stile di vita anche questo. Poi, terza cosa, non vi consiglio di usare carte di credito, questo l'ho già detto. Io uso carte di credito, non mi piacciono le carte di credito, le considero un pericolo. Diciamo che, come insegno nel corso online marketing per Mentecatti 2.0, mi sembra il cash flow, okay, che io ho a disposizione è molto più alto rispetto alle mie spese e quindi può coprire eventuali stupidità o eventuali problemi, però con le carte di credito è molto molto facile sbagliarsi. E non riuscite mai a capire veramente che budget avete, quanti soldi avete, perché vedete un saldo bancario, poi entra la carta di credito e questo saldo bancario va giù. È molto meglio usare una carta di debito o un bancomat, così spendete, vi scalano subito i soldi dal conto, capite, avete contezza delle spese, che poi è l'altro punto. Perché uso le carte di credito? Perché ci sono i punti e nel mio caso è intelligente farlo. Nel 99% dei casi fa niente se ci sono i punti, non diventate ricchi con i punti. Pochissime persone fanno un buon uso dei punti e sono le persone che spenderebbero comunque, specialmente con la carta di credito aziendale dove avete magari delle spese fisse e quindi avete anche dei punti che vi tornano. Nel mio caso noi per esempio viaggiamo in business class o in first class praticamente gratis, anzi addirittura gratis. Ci sono delle volte in cui con 800 euro facciamo un viaggio da 10-12 mila perché abbiamo dei punti con American Express primariamente. La quarta cosa su come spendere è di avere già un sistema automatico di risparmio e investimento che sia indipendente dalle vostre emozioni. Quindi moltissime persone provano a risparmiare dopo aver speso, non si può fare ragazzi, se siete delusi mentalmente, cioè uscite dalla vostra ignoranza e studiate. E nel momento in cui non avete un budget dedicato alla spesa, potrebbe essere un conto dove ogni mese viene istruito un bonifico e questo è il conto spesa, quindi questo è il conto per le spese extra, ok? Il conto dal quale potete spendere liberamente. È importante sapere quanto potete spendere liberamente in modo extra ogni mese, in modo da non sentirvi colpevoli, da non preoccuparvi perché non avete più la matematica del vostro budget, ok? Quindi se avete semplicemente la carta e spendete, dovete sperare che vi sentite di spendere poco quel mese o di spendere meno di quello che guadagnate. Questo è soprattutto molto importante. Se guadagnate 300.000 euro al mese e ne spendete in media 30, potete essere più rilassati su questo argomento. Se invece avete uno stile di vita che matcha più o meno quello che guadagnate, a parte il fatto che dovete tirare su quello che guadagnate, ma è abbastanza importante. E questo ci porta al quinto punto, che è godere di quello che si compra. Se non avete tutte queste cose qui impostate, molto difficile godere dei propri acquisti e rimuovere il senso di colpa. Ci sono tantissime persone che si sentono in colpa quando comprano, che poi hanno il buyer remorse, dicono mamma mia che cosa ho fatto. Quindi come spendere? Dovete capire che percentuale del vostro income mensile potete spendere liberamente ogni mese e quale percentuale potete spendere extra, altrimenti avrete sempre l'ansia quando tirate fuori la carta. Cioè, sto spendendo 1500 euro, ma quanto ho speso questo mese? Ma ci sono? Ma ho già fatto i risparmi e investimenti. Quindi i risparmi e gli investimenti devono partire l'1 del mese, quando vi vengono accreditati, diciamo, i soldi, ok? L'1 del mese partono, peraltro la borsa sta per aprire, e 30, appena aperto, fatemi vedere a quanto, non me ne frega niente di qua, è solo una curiosità malsana, sono E31. Altissima, ok, perfetto. Quindi ho aperto la borsa, adesso sono partiti i miei mensili sugli indici azionari che io compro. Le riserve di cash sono già riempite a una certa data, eccetera, eccetera. Quello che rimane può essere speso, quindi si va sempre al budget, sentirsi bene quando si spende. L'altra cosa è, sempre per sentirsi bene, è che assolutamente non c'è niente di male nello spendere cifre folli per la moltitudine che non lo sono per voi. Qua ci si rifà al senso di colpa. Voi dovete essere liberi, perché siete liberi voi, non perché vi guardano gli altri. Quindi se spendere, comprarsi un accendino da 3.000 euro, perché è un accendino d'oro, non lo so, è una spesa folle per gli altri, ma è una cosa
che voi avete budgetizzato ed è una cosa che voi potete coprire, fatelo tranquillamente. Quindi datevi il permesso, per ritornare al punto 1, di godere di quelle spese extra che vi fanno sentire molto bene. Non sparpagliatele, perché più settori extra avete, giusto per compiacere gli altri, perché d'altronde oggi esco però devo avere l'orologio perché ce l'hanno tutti, oppure devo avere l'ultimo modello di iPhone, non me ne fregherebbe neanche tanto, però a livello di immagine eccetera, più sparpagliate meno potete convogliare questi extra soldi per spendere in ciò che vi fa godere. Bene, la lezione spero vi sia piaciuta, iscrivetevi ai canali, schiacciate i tastini in su, date un'occhiata ai nostri corsi, sono Big Luca, il più milionario di Dubai, arrivederci.